amici di Sportisile, appassionati di calcio giovanile, buon pomeriggio e bentrovati dal Centro Sportivo Santo Canale di Palermo, in campo Vis Palermo e Villa Abate, gara valida per il campionato allievi regionali Under 17 girone B. La palla è il Villa Abate con questo cross al centro, proprio Russo in uscita, non perfetta, e poi l'occasione divorata da D'Ambrogio dopo veramente pochissimi secondi. La battuta con le mani intanto di De Giorgi, pallone che rimane in area, c'è il tentativo di Lonardi che poi va addirittura sforbiciata. La palla si perde fuori non di molto, occasione anche per la Vis. Costa alle spalle, Costa! E Villa Abate che riesce a uscire con Cannia che però perde palla e c'è il gol dell'1-0 da parte della Vis. È stato Visconti ad approfittare di un errore abbastanza clamoroso anche da parte dei giocatori del Villa Abate, e allora si sblocca la partita del Santo Canale, 3 minuti e mezzo e 1-0. Può avanzare il numero 8 del Villa Abate che allarga poi sul settore di sinistra dove agisce proprio Zora. Conclusione, palla fuori non di molto, ci ha provato Zora, da passaggi tra i due, lancio, la palla però viene agganciata, attenzione all'opportunità per il Villa Abate che pareggia subito con Arrigo, bravissimo qui a controllare il pallone e a presentarsi a tu per tu con il portiere avversario, 1-1 dopo 9 minuti, già 2 gol. La palla lunga verso l'area di rigore, il colpo di testa a rimettere il pallone al centro, poi la conclusione che si perde fuori, ancora Visconti, poi Cannia. L'apertura a destra su Arrigo che sta svariando, prima a sinistra va a destra, allunga la falcata, mette al centro il pallone per il piazzato da parte di Cannia, alto, non di molto, sembrava fermo Russo. Tocco per Arena che si fa stoppare il lancio, l'attenzione a D'Ambrogio che si invola verso l'area. D'Ambrogio con il tocco smanacciato in calcio d'angolo dal grande volo da parte di Russo, che indossa la maglia numero 9 ed è anche il capitano della squadra giallonera, che qui intanto subisce l'avanzata della Vis con la palla messa al centro. Visconti sopra la traversa dopo la bellissima giocata da parte di Rivigni, chance in apertura di ripresa per la Vis. E Ignoffo, mentre intanto occhio alla palla messa al centro, la deviazione, c'è D'Ambrogio, c'è il miracolo del portiere e poi non riesce D'Ambrogio nella correzione, ad un passo dal gol anche il Villa Abate, che pubblicheremo nelle prossime ore sul nostro canale YouTube. Mentre intanto attenzione all'avanzata dall'altra parte, c'è la giocata di Zora che dribbla, ancora Zora, serie di finte, fa fuori anche il secondo, calcio di rigore, calcio di rigore. Adesso sembra essere tutto pronto, D'Ambrogio contro Russo, fischia l'arbitro, parte D'Ambrogio con il destro, spiazzato Russo, il sorpasso del Villa Abate, 7 e mezzo nel secondo tempo, segna capitan D'Ambrogio. La Vis con questa giocata, e ora occhio alla battuta alla bandierina con Livigni alla battuta, pallone sul primo palo di testa De Giorgi, di pochissimo fuori il 2 che stava per segnare il 2-2. Arriva adesso il fischio dell'arbitro, parte Cannia, giro, traversa, poi la palla diventa buona per D'Ambrogio che non riesce a calciare per l'ottima posizione di Russo. La battuta arriva praticamente in area piccola, colpo di testa di Mazzola, poi Zappavigna in anticipo. Il cross di De Giorgi, colpo di testa, ancora a mettere fuori Visconti, il palo! È legno da una parte e legno dall'altra, questa volta colpisce Visconti. Ad un passo dal pari la Vis. Apre il compasso, palla sulla sinistra che passa per una deviazione, Leonardi prova a farla passare. Il controllo di Rivigni che alza il campanile verso l'area, la palla arriva a De Luca che è defilato, la mette al centro, deviazione! Bravissimo, ancora Arduino. Arena, tocco per De Giorgi che la porta a spasso. Torna ad Arena che ha spazio per avanzare in profondità a cercare De Luca, anzi è Livigni che calcia sul fondo di niente. Livigni ancora vicinissimo al gol del 2-0, anzi al gol del 2-2 ovviamente. Arrigo prova a passare, allunga in velocità, Arrigo salta anche un altro avversario, Arrigo a tu per tu col portiere, lo salta Arrigo!
si è fatto tutto il campo a Rigo e il gol del 3-1 a 20 dalla fine. Strappo importante da parte del Villabate, che per la prima volta si porta sul più 2. Ancora Costa, cambio di gioco dall'altra parte con l'avanzata di Adelfio che mette al centro il pallone, il controllo, spalla alla porta, poi il tentativo di Costa, altro palo e poi non riesce a ribadirla in rete Adelfio, doppia, gigantesca palla per la Vis per riaprire il match. Arrigo per Ferrara che si invola, Ferrara col tocco, piano piano ma quanto basta, ed è 4-1 per il Villabate che adesso sì, anche se siamo in pieno recupero, mette la parola fine sulla partita. Ed è finita, il direttore di gara pone fine alla partita in trionfo per il Villabate, 4-1 sulla Vis Palermo.